Sono circa 3.600 i lavoratori dell'edilizia, metà dei quali extracomunitari, e 900 le imprese di settore presenti in provincia della Spezia. In progressivo calo gli infortuni sul lavoro nei cantieri edili dal 2007 ad oggi, ma il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro resta prioritario, andando anche oltre l'accordo Stato-Regioni che impone obblighi di formazione in materia. Nasce in quest'ottica il progetto Cantieri in Sicurezza, promosso dalla sede INAIL della Spezia e dal locale Comitato Paritetico Territoriale, che ha il compito di diffondere fra le imprese del territorio la cultura della sicurezza sui cantieri. Il progetto prevede 6 conferenze formative di 4 ore ciascuna sul campo, tenute cioè da un coordinatore CPT e un dirigente medico INAIL, concentrando le maestranze presso alcuni cantieri edili della provincia. Partiamo il 27 di luglio con la prima operazione che faremo nel cantiere della variante Aurelia, poi ne faremo altre 5 fra il 2012 e il 2013. Diciamo che andremo a toccare dai 150 ai 200 operai. Credo che la formazione in cantiere nel settore dell'edilizia, che è uno nei quali purtroppo si registra ancora un numero importante di infortuni, sia un modo per aumentare questo tipo di formazione dei lavoratori. È responsabilità dei datori farla, ma le imprese molto spesso sono molto piccole e quindi avere il contatto diretto con persone esperte aiuta sicuramente a migliorare questo. Alcune delle conferenze in programma da qui a fine anno saranno tenute nelle zone colpite dall'alluvione 2011. Sia nella Val di Vara, Val di Magra e poi possibilmente anche nelle Cinque Terre. Ora ci stiamo organizzando in tal senso sia con le aziende che con i lavoratori, e questo sia per significare che il CPT insieme all'INAIL è vicino a chi comunque soffre e vive una realtà di disagio, e anche perché comunque non si deve dimenticare che la sicurezza è importante. Per facilitare la comprensione delle principali prassi antinfortunistiche del settore ai tanti lavoratori stranieri, verrà diffuso un opuscolo articolato in 7 lingue.